they're spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. Berlin, Berlin. Ed eccomi qua con il mitico cavaliere Massimo Mannozzi, l'anima del Premio Bacco 2020, 2020, ragazzo. Ragazzo, che tutti gli anni. E io dicevo che lo volevo smettere due o tre anni fa e continuo ancora. Ecco. E io mi sono promesso che i 30 anni le facciamo, ancora 2 anni, finché la salute tiene, ma io sono sicuro che terrà. E quest'anno ho dovuto organizzarlo in tempo record di 3 settimane. Wow. E devo dire, col telefonino ho riempito la festa. Quindi per domani. Quindi vedrete, cari amici, poi del domani, che sarà una serata eccezionale. Sicuramente, veramente. Un parterre strepitoso. Non svegliamo ancora che saranno i premiati di domani. No, tantissima eleganza, vivande squisite. Abbiamo tutti gli chef a disposizione, i migliori, no? I migliori, come li scegli, come Massimo? Sempre, anche no. Il menù, chi lo sceglie? Ma è compito tuo? Compito nostro, di mio. È chiaro, come un vecchio gastronomo, so dove battere. Comunque sarà una serata eccezionale. Ti faccio la domanda canonica, io, sei stanco adesso? Sono la leggenda della gastronomia a Berlino, sono la leggenda. È vero, questo dicono i giornali, amici, i giornali. Ci sono tanto di quotidiani e giornali assai tedeschi, importanti tedeschi, che parlano del cavalier Massimo Mannozzi. Io scherzando come prima una leggenda, ho detto ragazzo, perché tutti gli anni dice ma sono stanco, ormai sto invecchiando, bugia non è clamorosa, vero, no, non è vero. Non sapete, è vero, perché sto amici? Benissimo. Perché Massimo Mannozzi si circonda sempre di donne. Guarda, a parte me, ma diciamo le altre sono tutte bellissime del suo staff, e quindi domani ne vedremo davvero delle belle, ma vero Massimo? Bellissime, domani la televisione scoppierà. E il nostro cameraman pure sta già scoppiando adesso. Cari amici, per il pubblico di Ritornelli, questo è il cavalier Massimo Mannozzi da Berlino. Ciao. Notte delle Stelle 2020, quest'anno, cari amici italiani, l'artista che porterà la nostra italianità sul palco dell'Hotel Maritime è l'eclettica, la splendida Claudia Gerini. Buonasera. È veramente stupenda, uno sguardo che non solo fora il video, ma sta forando anche la nostra telecamera. Grazie, il mio camera. Grazie, che bello questo complimento, mi piace. Guardi, a me piace molto definirla eclettica, perché è quello che penso. Lei in tutte le cose nella sua vita nelle quali si è cimentata, dai concorsi di bellezza, vorrei dire, in poi, lei ha sempre vinto. Attrice di cinema, di teatro, doppiatrice, cantante, ballerina, l'ho apprezzata in Dance, un format meraviglioso, è stata stupenda. E poi quant'altro, pure cintura nera di Taekwondo, che non riesco neanche a pronunciare. Ma come fai, Wonder Woman lei? Ma diciamo che sono sportiva, quindi nel mio percorso sportivo, oltre alla danza che amo molto, a un certo punto c'è stato anche questa esperienza delle arti marziali. E come mi piace andare fino in fondo alle cose, ho preso la cintura nera perché è un percorso tipo brevetto. Certo. Però diciamo che mi piace le sfide, mi piace provare nuove cose. Anche nel mio lavoro mi piace cambiare registro, essere in parti comico, brillanti, anche drammatiche. Questo volevo chiederle, perché si dice che sia molto più difficile far ridere che far piangere. È vero, i grandi l'hanno sempre detto. Io l'ho sempre un po' paragonata, non so se è un vanto per lei, alla Monica Vitti, che ha sempre emozionato sia nel far ridere che nel far commuovere. È vero che la sua svolta è avvenuta poi con The Passion e con Non ti muovere, dall'attrice comica quale è sempre stata, la ricordiamo in Jessica o Famo Strano. Sì, è vero. Com'è nata quella scelta di quel copione particolare?
Ma io, diciamo, sono stata conosciuta, appunto, ho iniziato a essere conosciuta al grande pubblico proprio con Carlo Verdone e Viaggi di nozze. Poi, dopo qualche anno, avevo voglia veramente che coniugare un po' tutte le sfumature, no, della recitazione, e grazie al cielo Sergio Castellitto mi ha proposto proprio Non ti muovere in un ruolo più drammatico. Sì, Elsa, vero? Era Elsa, la moglie. E Depeche l'ho visto, perché li ho visti entrambi con l'artista, insomma, con cui faceva appunto John Cavisi. E lei faceva invece la moglie di Ponzio Pilato. Bellissimo, è stato meraviglioso, mi ha dato tantissimo, anche lavorare con Mel Gibson, ovviamente, un grande regista, io l'ho amato tantissimo, e è arrivato al pubblico di tutto il mondo, quindi è stato il mio primo grande successo mondiale, sì. Sicuramente. Lei che è stata insignita di tanti premi, appunto il David di Donatello, il Nastro d'Argento, il premio Nino Manfredi, il premio Flaiano, 2 Ciak d'Oro. Ho provato a imparare tutta la sua biografia dal tragitto dall'Italia a Berlino, ma non ce l'ho fatta, un'impresa titanica. Faccio i complimenti, perché così giovane ha una carriera vastissima già alle spalle. Insomma, ogni volta che lei riceve, Claudia, un premio, c'è qualcuno oltre se stessa che si sente di dover ringraziare, un qualcuno al quale deve il fatto di essere qui e di essere così? Ma io sono legata... lo so che è banale dirlo, però ogni piccolo tassello, ogni film ho imparato tanto, ogni regista che mi ha affidato un ruolo è stato determinante per quel piccolo mattoncino che ho messo nella casa della mia carriera, se questa metafora può reggere. Però ringrazio tutti i registi che mi hanno dato fiducia, e anche alle saper leggere le sceneggiature, perché, certo, come sai, bisogna veramente a volte sottrarsi, no? Oppure abbracciare un progetto quando, lei quindi sempre riuscita a farlo. Io voglio però ringraziare il pubblico, perché il pubblico è il motore che mi dà tutto l'affetto e tutta la forza. Perché proprio per il pubblico io mi esprimo e cerco di farlo emozionare. Ma si vede, perché lei è credibile in tutto, anche come testimonial di prodotti. Io ho cominciato a mangiare, non dico cosa, ma carboidrati per colpa di Claudia Gerini, e non sono l'unica in Italia. Lei è veramente credibile in tutto. Come cantante mi piace tantissimo, ma devo dire che... insomma, le volevo fare questa domanda: ha lavorato con tanti registi, è stato più facile per lei però essere diretta da amici fraterni come Carlo Verdone, o da, insomma, da persone con le quali ha avuto una relazione anche amorosa, come Federico Zampaglione, appunto, che ne eri familiare, Tulpa, tanti successi, oppure da estranei affettivamente? Ma guarda, l'estraneo affettivamente è la cosa migliore. Ecco, perché... penso anch'io, però volevo sentirlo dire la sua voce. No, perché quando l'amicizia sul set serve, sì, a capirsi sicuramente, certo, ad avere comunque una comunicazione anche paraverbale, no? Certo. Perché ti intendi con poco. Con Federico ovviamente c'è stata una lunga storia d'amore, e quindi ci è servito comunque a suggellare, no, questo amore. Abbiamo fatto tanti progetti, sì, insieme, però preferisco persone perché poi con Carlo siamo diventati amici, certo, dopo, cioè, ma molto, all'inizio c'è una relazione speciale, però diciamo che iniziare a conoscere una persona anche attraverso il lavoro è più in qualche modo facile. Poi se si diventa amici è anche meglio, siamo più fuori dai legami magari sentimentali. Un'ultima battuta: complimenti per la sua conduzione, anche Maide Regol, Zelig, eccetera, tantissime conduzioni, ma anche prima donna, insomma, negli anni 90, ricordo. Hai studiato tutto. Sono stata brava. Mamma mia, ho fatto un po' strano, lo so, 85, grazie. No, ma io veramente l'ammiro tantissimo, davvero. Mille. E complimenti anche per quel Sanremo, la 53esima edizione, in cui è stata un'ottima conduttrice, ce ne fossero state anche negli ultimi tempi, direi io, faccio un po' di polemica fra donne. Ecco, come cantante, lei ha un ritornello che si porta dietro, perché è anche molto brava a cantare. Io mi ricordo di una versione Carlo Verdone batteria, lei alla voce, non riesco a ricordare se era il palco dell'Ariston. Era il palco dell'Ariston, e era Fortune Teller, che è un brano di Robert Plant, e l'abbiamo cantato proprio per promuovere Grande, Grosso e Verdone. Che sì, bello. È vero. E allora diciamo che questa può essere la sua colonna sonora, oppure ce n'è una attualmente che canticchia a casa, che ne so, come ritornello Porta Fortuna? Ma adesso sto cantando tutti i pezzi di Franco Califano. Wow. Perché sto portando in giro uno spettacolo proprio come cantante, che bello, con un quartetto d'archi, che sono i Soli String Quartet.
e canto tutti i brani del grande Franco, del grande Califfo, quindi Minuetto, La nevicata del 56, ah, e facciamo questo spettacolo preceduto ogni brano da un breve monologo che ricorda un po' la sua vita e quindi adesso ho in testa lui perché tutta la sua poesia. Se posso, allora io siccome sarò la cantante dell'orchestra che vi terrà compagnia stasera, okay. Sì, di base sono cantante, giornalista per hobby, faccio, dico sempre così, La nevicata del 56 sarà per lei, se volesse grazie. Cantarla con me ne sarei fiera. Va bene, allora se tutto il resto è noia, Claudia Gerini non lo sarà mai per voi, amici di Ritornelli. Complimenti Claudia. Grazie. Un sueño perdido eres tú, te busco en un mundo azul, mi cumbre de amor eres tú. Der Premio Bacco 2020 für den fabelhaften Gojko Mitic. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Aber der kommt natürlich noch mehr von Herzen von Massimo Manozzi und Michael Wolf. Und hier kommt auch schon die Sophia. Die Sophia, der Premio Bacco 2020. Ja, und Ihre Beziehung zu Italien, wie würden Sie die beschreiben? Oh, ich mag Italien. Ich mag dessen Art zu leben. Ich mag sie, ihre Lockerkeit. Es ist wunderbar. Bella Italia, kann man nur sagen. Ja. Ein schöneres Schlusswort von Gojko Mitic gibt es nicht. Ganz, ganz herzlich. Der Premio Bacco 2020 geht an André Hennecke. Das Mikro jetzt verschwunden? Das blaue? Ich suche nur das Mikro. Claudia Gerini wird heute mit der Sophia, dem Premio Bacco, ausgezeichnet für ihre großen schauspielerischen Leistungen und ihre Tätigkeiten und Fähigkeiten, ihr Publikum immer aufs Neue zu begeistern. Claudia Gerini. Der Premio Bacco 2020 wird überreicht von Regisseur Volker Schlöndorff an die ganz fantastische Claudia Gerini.
Claudia. Eine ganz große Freude und Ehre, ihr diesen Preis zu überreichen. Man kann kaum glauben, dass sie Töchter hat. Scheint sie doch ihre eigene Tochter zu sein. Bravissima. Grazie. Good evening, everyone. Good evening. Claudia, ma può anche parlare in italiano? In italiano? Sì, sì. Se riesco faccio la traduzione veloce. Allora, io sono molto emozionata, però è vero, Volevo ringraziare tutti i presenti, ma soprattutto Claudio e tutto il comitato, tutto il cenacolo del premio Bacco, e Valerio e tutti gli altri, sono tanti, scusatemi se non li nomino tutti, perché per me è un grande onore questa sera ricevere questo premio, che è una esortazione a fare sempre bene, fare sempre meglio, mi porterà fortuna, sono sicura. È la prima volta che vengo a Berlino ed è una città che mi ha subito accolto bene, e questa sera è una grande emozione perché è un premio che ha una storia bellissima ed ha una storia fatta di persone di passione per il cinema e per l'Italia e per l'Italia, per il cinema italiano nel mondo. E quindi io sono questa sera a rappresentare l'Italia, il cinema italiano, e spero insomma di meritarlo, ma sicuramente perché me l'hanno assegnato persone che di cinema ne sanno qualcosa, e quindi grazie veramente tanto, tantissimo. Allora, la traduzione veloce, breve, per tutti i tedeschi che forse non sanno l'italiano. Claudia Girini, Preisträgerin del Premio Bacco 2020. Und eine große Bitte, die drei Preisträger und Preisträgerinnen, li posso prendere i fiori per un attimo, perché così potete... Gli italiani si baciano troppo. Chi l'ha detto? Che gli italiani si baciano troppo, ho baciato troppo, baciano anche loro. Si sagte gerade, dass Italiener sich zu viel küssen, aber sie macht weiter. Von daher, alles gut, no. Bleiben Sie in die Mitte, rimangan in die Mitte. Io ci sto qui, senza bacio. Rimane in die Mitte, venite qua. No. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt noch einmal für die gesamte Presse. Basta, la auf diese hier. Hier? Okay. Ja. Il creatore della Sofia Fulvio Pinna sul palco, Claudia Girini, André Hennecke und Gojko Mitic, 2020. Der Premio Bacco ist verliehen. Bravo. Vielen herzlichen Dank der Jury, vielen herzlichen Dank natürlich Massimo und Michael. Grazie. Und natürlich auch Grazie. Volker Schlöndorff. Und wie versprochen, machen wir jetzt weiter mit der Musik des fantastischen Orchestras von Luciano Nelli zusammen mit Paola Belloni. Also lassen Sie sich gehen. Bis gleich. Devo dire prima di iniziare che da sempre io e la mia orchestra, a parte le femmine, siamo da sempre innamorati di Claudia Girini. Fatele un applauso ancora. Anche la femmina. Ok, thank you very much. I'm very happy to be here tonight with you. And I start this way. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia e gli spaghetti al dente, da un partigiano come presidente, e l'autoradio sempre nella mano destra, e un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, è troppo America sui manifesti, e le canzoni con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia,
buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba alla menta ed un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto e la bandiera e tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Mister Luciano Nenni, mi sono grazie, grazie, thank you very much.